Street Fighter 4! Esce Street Fighter 4! Esce Street Fighter 4! Oh, bene, adesso mi sono comprato Street Fighter 4 a prezzo pieno. Oh, finalmente ce lo godiamo un po', eh? Ah, andiamo a controllare un po' le news, a vedere cosa c'è. Cosa facciamo, come negli anni 90, dove esce una versione di Street Fighter 2 diversa al giorno? Vabbè, dai, facciamo così, aspettiamo che esce e poi quando esce venderò questo e mi ci comprerò quello nuovo. Salve, vorrei vendere questa copia di Street Fighter 4 che ho comprato a prezzo pieno. Mi dispiace, ma Street Fighter 4 è troppo vecchio, non me lo prendiamo indietro. Oh, adesso ho Super Street Fighter 4, adesso spero che Capcom non faccia uscire altra merda per sta roba e spero di essere a posto. Ah, Arcade Edition, eh? Vabbè dai, allora facciamo così, adesso la prossima volta me la piglio per PC, così non sto a pagare questo cazzo di abbonamento live. Marvel vs Capcom 3! Marvel vs Capcom 3! Marvel vs Capcom 3! Ah, oh, che figata! Oh, che bello, finalmente mi sono comprato anche Marvel vs Capcom 3. Vediamo quali altre novità alla Capcom in serbo per me. Ah, un bel Ultimate Marvel vs Capcom 3, eh? Bene, adesso ho Ultimate Marvel vs Capcom 3 e quest'altro non mi sono fatto fregare perché ho venduto Marvel vs Capcom 3 subito appena è uscito l'annuncio di sta roba. Speriamo che almeno questo mi duri un po'. No. Oh, guarda che bello. Street Fighter Cross Tekken. Oh, e guarda quanti personaggi in DLC da comprare! C'è pure Blanca! Oh, e le gemme! Centinaia di gemme che si possono acquistare! E in più anche due slot! Non uno, bensì due slot in più di cui si puoi mettere le gemme! Ma dai, sono fantastici! E anche i costumi, ovviamente, sono una marea di costumi che si possono acquistare! Oh, questa Capcom è la tua maniera di DLC, guarda! Come sei simpatico, guarda, beh, tutti i tuoi fan che ti seguono da tanto tempo vorrebbero proprio fare solo una cosa in questo momento: mandarti a cagare!